Amici di Extreme Hardware, benvenuti a questa nuova video recensione. Quest'oggi vi parliamo di Asus ZenWatch 2. Questo smartwatch è proposto ad un prezzo di circa 180-200 euro a seconda delle versioni e di conseguenza rappresenta un prodotto entry level, cioè di fascia bassa, proprio per permettere a coloro che vogliono acquistare uno smartwatch senza spendere troppo di avvicinarsi a questa tipologia di prodotti che non ha ancora sbancato come ci si aspettava, forse proprio perché questi orologi non rappresentano ancora quello che il consumatore medio si aspettava da oggetti ormai reali, ma che poco tempo fa venivano considerati avveniristici, appunto come questi. Andando a vedere la confezione, come potete vedere, si tratta di una confezione di dimensioni particolarmente contenute, anche decisamente bella ed elegante. All'interno troviamo chiaramente l'orologio e anche alcuni accessori. Dunque, mettendo da parte un attimo lo smartwatch, andiamo a vedere quelli che sono gli accessori. Sono tutti in quest'altra piccola scatolina qui. Non sono molti, si tratta in sostanza del cavetto per la ricarica, l'alimentatore e la manualistica. Vedete, questo è il cavetto, questo è l'alimentatore da 1,35 A e ci sono poi tre piccoli manuali, quello classico sulla garanzia, una guida rapida e una guida più dettagliata. Vi faccio un attimo notare che il cavetto per la ricarica non è il classico cavetto micro USB, si tratta di un cavetto a pin, come dire, visibili, diretti. Eccoli qua, li vedete, questi pin in rame. Se riusciamo solo a mettere a fuoco, ecco qua. Ci sono quattro pin che vanno ad inserirsi direttamente sul retro, sulla scocca dello smartwatch. Sostanzialmente vanno ad accoppiarsi, questi quattro vanno ad accoppiarsi con questi altri quattro sul retro dello smartwatch. In questo modo l'accoppiamento di tipo magnetico, vedete che una volta avvicinati si verifica attrazione magnetica. Se proviamo ad inserirli al contrario, ovviamente non si riesce perché il magnetismo è opposto, è invertito, e quindi non si possono fare errori, diciamo, nel voler ricaricare la batteria dello smartwatch. Visto che stiamo parlando di batteria, andiamo un attimo ad elencare le caratteristiche tecniche di questo dispositivo prima di vedere quelle fisiche. Appunto, per quanto riguarda l'hardware, abbiamo una CPU Qualcomm Snapdragon 400 da 1,2 GHz. Abbiamo 512 MB di RAM. Il display si può trovare in due versioni, 1,63 pollici o 1,45 pollici, display di tipologia AMOLED. C'è ovviamente una batteria da 380 mAh, batteria che garantisce, diciamo, da un giorno di autonomia con utilizzo molto intenso a 2 giorni con utilizzo basso. La ricarica della batteria, come vi ho fatto vedere prima, avviene appunto tramite quell'alimentatore, quel cavo particolare, ricarica che viene effettuata del 60% in 15 minuti e del 100% in 60 minuti, quindi ricarica decisamente, decisamente rapida. Sempre per quanto riguarda l'hardware, abbiamo un doppio microfono, uno sul retro e uno qui sul fianco, e abbiamo anche uno speaker. Vedete, questi due intagli sono stati fatti appunto per lo speaker dello smartwatch. Il vetro frontale è un Gorilla Glass 3 con durezza 2.5D, quindi si può utilizzare lo smartwatch senza timore di rigarlo o rovinarlo. Attorno al vetro, chiaramente la cassa, lo scheletro principale del dispositivo è in metallo, mentre il retro è in policarbonato. Ho dimenticato di dirvi la memoria interna, che si attesta a 4 GB. C'è ovviamente il Bluetooth in versione 4.1 e c'è anche ovviamente il Wi-Fi. Per quanto riguarda eventuali certificazioni ad acqua e agenti esterni, questo smartwatch è certificato IP67, dunque, se non ricordo male, 30 minuti di immersione, insomma, lo si può utilizzare tranquillamente anche quando si fa la doccia, per esempio, o non c'è pericolo di rovinarlo lavandosi le mani. Ho detto già dei materiali
della zona centrale dell'orologio. Per quanto riguarda il cinturino, abbiamo materiali di vario tipo, se ne possono acquistare diversi sullo shop di Asus. In questo caso, cinturino vedete in colorazione blu con una bella finitura. Il materiale è pelle e devo dire che la qualità è buona anche se non è eccessa, insomma, sicuramente abbiamo visto di molto meglio. Come vedete, nelle zone in cui il cinturino viene più sollecitato, tende a rovinarsi subito un pochino, si evidenziano qui alcune pieghe, mentre nelle zone meno sollecitate rimane sostanzialmente come nuovo. Per quanto riguarda la parte interna, non si consuma particolarmente, anche se devo dire che noi abbiamo utilizzato relativamente poco, per poco tempo, questo smartwatch, quindi sicuramente dopo qualche mese di utilizzo, il cinturino andrà cambiato. Per rimuoverlo oppure per installarne uno, appunto, diverso, si possono utilizzare questi due pin, vedete uno qui a destra e uno qua a sinistra, che consentono appunto di staccare il cinturino. Per quanto riguarda sempre gli aspetti costruttivi, ho dimenticato di menzionare quello che vedete qui a destra, un pulsante fisico molto importante, viene utilizzato sostanzialmente per svegliare o spegnere i display dello smartwatch e ricorda in un certo senso il classico pulsante di regolazione dell'ora che abbiamo sugli orologi tradizionali. Ovviamente il sistema operativo di questo smartwatch è Android Wear, andiamo a vederlo più nel dettaglio. Come vedete, questo è il quadrante principale. Ci sono davvero tantissimi quadranti, se, tra i quali si può scegliere. Spostandoci sulla destra abbiamo varie schermate. Questa è quella relativa alle applicazioni che sono installate sullo smartwatch oppure vengono sincronizzate con il telefono. Poi abbiamo, sempre spostandoci a destra, abbiamo un registro chiamate e infine abbiamo una schermata che consente di effettuare azioni di default. Vedete, ce ne sono davvero tante di predefinite e c'è poi la possibilità di effettuare una ricerca rapida attraverso Google Now. Vedete che in questo caso mi ha preso direttamente le parole e ha aperto direttamente i risultati di quella che è la ricerca su Google Chrome. Sullo smartphone, a questo punto si sarà aperto anche il browser con i risultati di questa ricerca. Cliccando su uno di questi si aprirà anche la corrispettiva pagina. Avete visto, l'ho eliminata subito, si trattava di una mail, è arrivata nel frattempo anche una notifica tramite Gmail che è stata visualizzata appunto a pieno schermo. Le notifiche che raggiungono il cellulare vengono rimandate anche direttamente sullo smartwatch, si possono leggere quindi mail, leggere gli SMS, i messaggi e conversazioni su WhatsApp. Ho notato però che tramite WhatsApp non si riescono a vedere tutti gli allegati. Nel senso che alcune fotografie in qualche caso si vedono, in altri no. Sempre rimanendo a parlare del software, facendo uno swipe verso il basso, abbiamo una sorta di piccola barra dei controlli rapidi. Possiamo attivare alcune modalità come quella di non disturbare, poi attivare o meno il suono, la modalità cinema che consente di offuscare completamente il display, aumentare o meno la luminosità e andare sulle impostazioni. Per quanto riguarda appunto le impostazioni, possiamo scegliere la luminosità dello schermo, luminosità che purtroppo non gode del sensore appunto di luminosità, quindi la luminosità del display non viene regolata in maniera automatica. Capita che di notte si abbia una luminosità eccessivamente alta, mentre di giorno, sotto la luce del sole, la luminosità si abbassa. Diciamo che è un po' scomodo andarla a regolare tutte le volte. Possiamo chiaramente cambiare quadrante, ma questo ve lo faccio vedere dopo. Dimensioni dei caratteri, alcuni gesti per l'utilizzo del dispositivo e insomma tutta una serie di altre impostazioni sostanzialmente standard, non particolarmente innovative ed interessanti, insomma, un po' quelle che troviamo anche sui classici smartphone. Quello che è veramente interessante è il quadrante. Mantenendo premuto sul quadrante possiamo scegliere tra una raccolta davvero molto vasta di quadranti. Vedete che il sistema non è velocissimo nell'elencarli, questo perché probabilmente i 512 MB di RAM sono sì sufficienti, ma non garantiscono prestazioni sempre impeccabili. Abbiamo notato infatti che cambiando velocemente tra le applicazioni dello smartwatch, in qualche caso si verifica qualche piccolo rallentamento.
Se vogliamo cambiare quadrante, ecco, adesso è sparita la schermata. Se vogliamo cambiare quadrante, basta selezionarne uno, per esempio questo, premiamo sopra e vedete, il quadrante è stato modificato. Ovviamente le personalizzazioni non finiscono qui, in quanto ce ne sono davvero moltissime. Non tanto accessibili direttamente tramite lo smartwatch, quanto piuttosto attraverso lo smartphone. Infatti, Asus ha pensato ad una gran quantità di applicazioni scaricabili dal Play Store. Una di queste è Face Designer, la si può utilizzare appunto sul proprio smartphone, consente di disegnare l'interfaccia sostanzialmente del quadrante, decidendo colori, tipologia insomma di orologio analogico o digitale, lo sfondo, le scritte, alcune altre informazioni che vengono mostrate a display, come per esempio il contapassi, insomma, permette di personalizzare davvero al massimo quella che è l'interfaccia grafica del proprio orologio. Ho accennato a una funzionalità, quella del contapassi, che è piuttosto interessante, a mio avviso è stata implementata davvero molto bene e si collega ad una delle app più interessanti presenti sullo smartwatch. Andiamo a cercarla, l'app è quella relativa al wellness, dovremmo averla qua in fondo, eccola qui. È un'applicazione che consente di monitorare il sonno e l'attività fisica. Abbiamo una sorta di riepilogo, in questo caso abbiamo effettuato un reset poco prima della nostra recensione, quindi i dati non contengono quelli dei giorni precedenti. In ogni caso consente appunto di visualizzare un riepilogo di quella che è l'attività fisica e delle caratteristiche del sonno. Si possono attivare anche alcuni reminder che permettono appunto di ricordare al proprietario dello smartwatch magari di muoversi in una giornata particolarmente sedentaria, oppure di fare una pausa nel caso in cui l'attività fisica sia stata davvero intensa. Non c'è però purtroppo riguardo appunto all'attività fisica il sensore di battito cardiaco, questo perché era necessario chiaramente contenere un pochino i costi. E di conseguenza Asus appunto ha optato per non inserire il sensore di battito cardiaco. Volevo ancora cambiare un attimo interfaccia. Andiamo a cercarne una un po' differente. Vedete questa? Ci mostra sia l'ora che la carica residua dello smartwatch, le calorie bruciate e i passi effettuati. Rimanendo a parlare sempre delle applicazioni, ne abbiamo alcune piuttosto classiche, per esempio il Play Music, possiamo accedere all'applicazione Play Music dello smartphone attraverso lo smartwatch, di conseguenza si va a consultare quello che è l'elenco delle canzoni presenti sul proprio smartphone e si possono utilizzare i comandi remoti, proprio come si fa per esempio con i comandi che sono presenti, per esempio sugli auricolari di tipologia wireless. Possiamo aprire per esempio, eccolo qui, Google Maps, vengono visualizzate di fatto le proprie mappe, esattamente come nell'applicazione su smartphone. E mantenendo eseguendo un tap sul eseguendo un tap sul display possiamo avviare direttamente la navigazione, navigazione che viene effettuata rimandando invece all'applicazione dello smartphone. C'è ovviamente il meteo, in questo caso c'è un doppione perché c'è sia l'applicazione preinstallata che quella di Asus. Vedete, questa è l'applicazione meteo. Purtroppo le previsioni non sono particolarmente entusiasmanti per i prossimi giorni. Ci sono poi tutte le varie classiche applicazioni utili per un orologio, per esempio l'agenda, il cronometro. Abbiamo Google Fit che è una sorta di doppione di wellness, sicuramente molti di voi lo conosceranno già. Ci sono i promemoria, c'è la remote camera che consente di vedere quello che viene inquadrato attraverso la telecamera dello smartphone sullo smartwatch. Questa funzionalità è sostanzialmente analoga a quella alla funzionalità wifi che c'è su alcune action camera, per esempio sulla GoPro e su anche ormai molte fotocamere provenienti, molte action cam, scusate, provenienti dall'Oriente. È una funzionalità che a mio parere non è particolarmente utile perché il collegamento Bluetooth tra smartwatch e il collegamento Bluetooth
tra smartwatch e smartphone non è particolarmente veloce e quindi c'è parecchio lag nella visualizzazione dell'inquadratura effettiva presente sullo smartphone. Abbiamo alcuni strumenti molto utili. Aprendo questa piccola applicazione possiamo per esempio far vibrare o squillare il nostro telefono o il nostro smartwatch, a seconda che l'applicazione venga aperta sul telefono o sull'orologio. Insomma, una funzionalità utile nel caso in cui si sia perso appunto uno dei due dispositivi. Scorrendo ancora tra le applicazioni, vedete che ce ne sono parecchie. Direi che ancora quella più interessante tra tutte è chiaramente l'applicazione del telefono. Si possono infatti effettuare delle chiamate attraverso lo smartwatch, basta accedere alla rubrica. Aprendo l'applicazione telefono infatti si accede alla rubrica, dopodiché le chiamate vengono effettuate in maniera classica, si parla sostanzialmente allo smartwatch. Nonostante questo, diciamo che pur funzionando abbastanza bene, la qualità non è eccelsa, nel senso che se si è in una stanza o in un luogo particolarmente silenzioso, ok, lo si può usare senza problemi, ma camminando per strada non è il massimo, poiché capita insomma che l'audio sia un pochino distorto oppure non si riesca a sentire particolarmente bene. Ciò non toglie appunto che se si è in luoghi decisamente più silenziosi può risultare insomma una funzionalità utile. Può essere utile per esempio anche in auto, si utilizza direttamente lo smartwatch per parlare, per telefonare, senza staccare le mani dal volante. Nel complesso quindi direi che a livello software si tratta di un dispositivo ben progettato, ben implementato. C'è ancora qualche piccolo problemino a livello di prestazioni nel passare tra un'app e l'altra, qualche piccolo rallentamento oppure qualche app che mostra notifiche o si apre a caso in un certo senso, come avete visto qualche secondo fa. Insomma, forse a livello software c'è ancora qualche piccolissima pecca da migliorare, ma insomma nessun problema in più rispetto a quanto si evidenzia occasionalmente sugli smartphone. Insomma, è difficile trovare un firmware esente da bug al 100%, nonostante questi ormai vengano testati davvero davvero molto. A livello costruttivo bisogna però dire che comunque si tratta di un dispositivo decisamente ben fatto e che non presenta grossi problemi. Certo, per chi è abituato a portare orologi molto compatti, molto piccoli, questo smartwatch con display da 1,63 pollici non sarà estremamente comodo, perché di fatto non è esattamente piccolissimo. Però insomma, per esempio il sottoscritto non è abituato a portare orologi e per il periodo di prova l'ho portato senza grossi problemi. Anche la notte tenevo appunto lo smartwatch e non creava problemi, non creava fastidi. Sicuramente per 180 euro si tratta di un prodotto decisamente interessante, che permette ai curiosi, agli appassionati, di entrare in un segmento di prodotti ancora un pochino acerbo, se vogliamo, che forse non è ancora sbocciato del tutto come si credeva originariamente, ma che sicuramente offre possibilità davvero interessanti. Per questa recensione è tutto. Se avete domande o dubbi potete porcele attraverso i commenti oppure sul nostro forum.